Ciao a tutti, proseguiamo ancora con un altro esercizio riguardante il calcolo degli estremi relativi di una funzione. Leggiamo questo: f di x, y uguale 3 volte radice quadrata di x quadro più y quadro meno, aperta la tonda, 1 meno x chiusa la tonda al quadrato, determinare i punti critici di questa funzione e classificarli. Bene, la funzione è continua, è definita in tutto R2 in questo caso, non presenta evidentemente punti singolari, in quanto il punto 0,0 all'origine in questo caso è assolutamente definito. Dovremmo porre x quadro di y quadro maggiore o uguale di 0, ma x quadro di y quadro è evidentemente sempre per ogni xy appartenente a R2 positivo, unito naturalmente con l'origine che mi va a annullare il mio radicando. Vediamo parzialmente la nostra funzione rispetto alla variabile x e rispetto alla variabile y, e le due derivate parziali le poniamo come al solito pari a 0. Dobbiamo derivare, allora quel 3 rimane naturalmente fuori, dobbiamo derivare quella radice quadrata di x quadro di y quadro che è la derivata di una radice di f. Quindi la derivata sarà 1 fratto 2 radice quadrata di x quadro di y quadro, e questo vale anche per la derivata parziale della f rispetto ad y, lo possiamo già scrivere in quanto la prima parte è uguale, solamente che in un caso sarà un 2x la derivata parziale di x quadro di y quadro rispetto ad x, e un 2y la derivata parziale di x quadro di y quadro rispetto ad y. La differenza è che qui non abbiamo più niente perché meno 1 meno x al quadrato, essendo tutto quanto in x rispetto ad y, non è nullo, mentre qui invece avremo un meno 2 per 1 meno x alla 2 meno 1, quindi 1 meno x, e per la derivata rispetto ad x di 1 meno x che è un meno 1, quindi questo diventa un più 2. Questa è la derivata parziale della f rispetto ad x, questa è la derivata parziale della f rispetto ad y, con 2 e 2 che si possono semplificare sia qui che qui. In definitiva possiamo scrivere che qua ci possiamo mettere direttamente un 3x, quindi f' di x è un 3x fratto radice di x quadro di y quadro più 2 che moltiplica 1 meno x. Magari lo andiamo a accorciare, quindi abbiamo che f' di x è 3x fratto radice quadrata di x quadro più y quadro più 1, 2 che moltiplica 1 meno x. Anche qui abbiamo un 3y fratto radice di x quadro più y quadro. Attenzione adesso però, facciamo una piccola considerazione. Andiamo a studiare la derivabilità nell'origine, perché vedete che l'origine, le due derivate parziali prime si annullano al denominatore nell'origine. Bene, se studiamo la f' rispetto ad x in 0, 0 attraverso il limite del rapporto incrementale, che lo ricordo è il limite per h che tende a 0 della f calcolata in h0 meno f di 0,0 tutto fratto h, che significa mettere h al posto della x e 0 al posto della y, abbiamo in pratica un limite, al posto di questo scriveremo limite per h che tende a 0 di un 3h fratto, se questa è come vi dicevo, 3h fratto radice di h al quadrato più 2 volte che moltiplica 1 meno h tutto fratto, in questo caso, h. La radice di h al quadrato è il modulo di h, quindi avremo un 3 fratto il modulo, il valore assoluto di h, 3h fratto il valore assoluto di h più 2 che moltiplica 1 meno h tutto fratto h. Come potete vedere, in questo caso la derivata prima, la derivata parziale prima di 0,0 non esiste, perché quando h è positivo viene un, quando h è maggiore di 0 viene un limite per h che tende a 0 di un 3, 2 per 1, 2 più 2, perché h e h si semplificano naturalmente, meno 2h tutto fratto h, che evidentemente quando h tende a 0 viene un valore pari a 0 alla destra pari a più infinito. Varrà meno infinito nel caso in cui varrà comunque, chiedo scusa, in questo caso è un valore pari a meno infinito. Così come lo stesso discorso varrà quando h è negativo, quindi per h tendente a 0 meno. E allora, se, è lo stesso discorso, visto che non cambierà niente, ci sarà per la derivata parziale della f rispetto alla variabile y in 0,0, che non esiste. Quindi la funzione non è, attenzione, derivabile in 0,0, quindi 0,0 non va preso come
punto, o staziona come punto critico, perché è un punto che naturalmente annulla il denominatore della derivata ed è un punto di non derivabilità. Detto questo, andiamo a questo punto a, quindi 0,0 non va preso, andiamo a questo punto a risolvere la nostra il nostro sistema dobbiamo porre pari a 0 la f' rispetto ad x e la f' rispetto ad y, tenendo conto che la f' rispetto ad y è 0 quando il numeratore è 0, quindi abbiamo che 3y è 0 quando y è 0. Mettendo y uguale a 0, notiamo che viene un 3x fratto il valore assoluto di x, perché verrebbe un, qua un radice di x quadro più 0 quadro, radice di x quadro è un modulo di x, 3x un modulo di x più 2 che moltiplica 1 meno x uguale a 0. A questo punto cancello un attimo l'espressione delle due derivate parziali, poi dopo tanto le andrò a riproporre visto che devo calcolare le seconde. Allora abbiamo che un sistema A nel quale se y, naturalmente se y è 0 e x è maggiore di 0, abbiamo un 3, perché qua viene il modulo di x, diventa x e x è positivo, non 0 naturalmente, x su x è positivo, rimane un 3 più 2 per 1 2 meno 2x, no? Uguale a 0, il che significa, è un sistema B naturalmente, lo scrivo direttamente, che per y uguale a 0 e naturalmente contemporaneamente x negativo ci porta a un valore meno 3, perché in questo caso avrebbe, al posto del modulo di x metteremo il meno x, 3x meno x è un meno 3, meno 3 più 2 per 1 2 meno 2x uguale a 0. Vediamo cosa ci viene fuori dal calcolo di questi due facilissimi sistemi. Ci verranno fuori, ci verranno fuori sicuramente due punti. Per x maggiore di 0, un punto più con 1 di coordinate. Allora, 3 più 2 5, 5 uguale 2x, dividendo entrambi i membri per 2, x uguale 5 mezzi. Quindi il punto è 5 mezzi 0, perché la y è nulla. Punto 5 mezzi 0. Il punto π con 2 derivante dal sistema B, qua abbiamo che questa volta 2 meno 3 è meno 1, meno 1 uguale 2x, e quindi x uguale meno 1 mezzo. Il punto è meno 1 mezzo 0 questa volta. Due punti che sono punti stazionari questa volta, che sicuramente possono essere presi in considerazione, l'origine no, ripeto, ma d'altronde non viene fuori nemmeno dal calcolo del nostro sistema. I punti sono quindi 5 meno 0 e π con 2 di coordinate meno 1 mezzo 0. Andiamo a questo punto a derivare la seconda volta le derivate parziali prime. Dunque, deriviamo ancora rispetto ad x la f' rispetto ad x, quindi calcoliamo come al solito la f' di xx, ripeto, derivando ancora rispetto ad x la f' rispetto ad x. Quoziente, derivata di una somma algebrica, deriviamo rispetto ad x questo rapporto, meno la derivata rispetto ad x di meno 2 per x meno 1, che non è altro che un meno 2 peraltro. La derivata del primo è 3, per il secondo non derivato, che è radice di y quadro più y quadro, meno la derivata di radice di y quadro più y quadro, abbiamo già visto, è un x fratto radice di x quadro più y quadro, perché 2 e 2 semplificano, per naturalmente 3x, quindi abbiamo un 3x al quadrato, perché 3x per quell'x al numeratore diventa un 3x quadro con meno davanti. Tutto diviso x quadro più y quadro, perché radice quadrata di x quadro più y quadro al quadrato è x quadro più y quadro, quindi come al solito facendo un minimo naturalmente meno 2. Facendo un minimo comune multiplo, qua questo radice di x quadro più y quadro scala sotto e diventa un radice di x quadro più y quadro al cubo, ne abbiamo un 3. Radice di x quadro più y quadro più radice di x quadro più y quadro è un 3 che moltiplica x quadro più y quadro meno 3x quadro, tutto fratto, ripeto, il minimo comune multiplo che è scalato sotto, che moltiplica x quadro più y quadro, che è, ripeto, un x quadro più y quadro al cubo. 3x quadro meno 3x quadro se ne vanno, in definitiva la f secondo di xx, lo scriviamo, vale 3y al quadrato fratto radice di x quadro più y quadro al cubo meno 2. Questa è la derivata parziale della f, la derivata parziale rispetto ad x ancora della f' rispetto ad
chiedo scusa, rispetto alla X, dove naturalmente 3 di squadra, dove meno 3 di squadra, se ne sono andati a 0. Bene, deriviamo ancora, naturalmente meno 2, deriviamo ancora rispetto ad Y, questa volta la derivata parziale prima rispetto ad Y, quindi la F, calcolando la F secondo di Y, ora qua la possiamo scrivere direttamente, perché guardate che avremo in questo caso, se andiamo a fare, sarà un derivata del primo è 3, 3 radice di x quadro più y quadro meno x fratto radice di x quadro più y quadro, che moltiplica un 3y non derivato, visto che la stiamo derivando rispetto ad y. Ora, tutto fratto, naturalmente il denominatore al quadrato, non stavo guardando minimo comune mutuo, in pratica viene un 3 volte x quadro come prima, y quadro meno 3xy tutto fratto x quadro y quadro sotto radice al cubo, radicando. Questa volta non se ne va niente, otteniamo che l'espressione della derivata seconda, la f seconda di y è 3x quadro più 3y quadro meno 3xy fratto radice quadrata di x quadro più y quadro al cubo, tenendo conto che si potrebbe raccogliere un 3 a fattore comune al numeratore. Infine, la f secondo di xy, che peraltro per il teorema di Schwarz coincide con la f secondo di yx, significa derivare rispetto ad y la f' rispetto ad x, f secondo di xy. Questa volta 3x lo possiamo lasciare fuori, derivando rispetto ad y 1 fratto radice di x quadro più y quadro, e uno, possiamo derivare in pratica rispetto ad y x quadro più y quadro alla meno un mezzo, mentre invece la derivata rispetto ad y di meno 2 che moltiplica y 1 è 0, quindi in pratica rimane così, 3x sta fuori, qua abbiamo 1 meno un mezzo che moltiplica x quadro più y quadro alla meno un mezzo meno 1 che sarebbe alla meno 3 mezzi, tutto per 2y che è la derivata parziale rispetto ad y di x quadro, di quella somma x quadro più y quadro. Allora abbiamo che 2 e 2 si semplificano, in pratica rimane l'espressione, lo scriviamo, attenzione, almeno, meno 3x al numeratore fratto radice quadrata, ancora una volta, di x quadro più y quadro al cubo. 2 e 2 si sono semplificati, e questo è un 3xy, c'è anche un y qua che ho in maniera distrattamente dimenticato. Allora, scriviamo anche qua sotto l'espressione della f secondo di xy, che ripeto coincide con la f secondo di yx, meno 3xy fratto ancora una volta la radice quadrata di x quadro più y quadro al cubo. Chiedo scusa. Fatto questo, calcoliamole nel punto, o nei due punti, cominciando col calcolare la f secondo di xx in p con 1, ricordo che p con 1 ha coordinate 5 mezzi 0, quindi siccome la y è 0, questa è 0, rimane un meno 2 qua. L'f secondo di yy in p con 1 ancora, p con 1 attenzione ha coordinate 5 mezzi 0, quindi la ordinata è 0, l'ascissa è 5 mezzi. Quindi abbiamo qua questi due membri, su questi due termini, questi due addendi sono 0, rimane un 3 che moltiplica 5 mezzi al quadrato, è un 3 che moltiplica un 25 quarti, tutto fratto, avrà un x quadro più 0 quadrato che è un x quadro, x quadro dovrebbe avere radice di x quadro al cubo, ovvero un x alla sesta tutto sto radice, quindi un x alla 6 mezzi in un x al cubo. Quindi dobbiamo elevare al cubo questo, che è un 5 per 5 viene un 125 fratto 8, no? In definitiva abbiamo che abbiamo 3 per 25 quarti per 8 125esimi, in pratica abbiamo un 3 per questi due semplificano 8 quarti e 2, 25, 125 è un 5, quindi abbiamo un 2 qua e un 5 qua sotto,
2 quinti per 3 è un 6 quinti. La derivata f secondo di y in più 1 è un 6 quinti. Segniamoci i risultati. Andiamo con infine la mista, f secondo di xy in p con 1 vale, e naturalmente anche la f secondo di yx in p con 1 vale, anche questa 0, perché c'è una y al numeratore. Andiamo con la f secondo adesso di xx in p con 1 che vale, p con 1 è lo stesso, meno un mezzo 0, visto che c'è la y, verrà ancora una volta un meno 2. Calcoliamo la f secondo di yy in p con 1, verrà, facciamo già notare che anche in questo caso l'ordinata è nulla, quindi anche la f secondo di xy in p con 2 stiamo dicendo, quindi stiamo calcolando le derivate parziali seconde in p con 2. Dicevo, la f secondo di xy in p con 2 vale anche essa 0 perché c'è la y qua. Rimane solo questa da calcolare, rimane un 3x qua, quindi rimane un 3 per un mezzo quadrato, quindi 3 per un quarto, fatto nuovamente. Questo x quadro alla, questo x alla 6 mezzo, questo x al cubo, elevando al cubo meno un mezzo, viene, attenzione, un meno un ottavo. Questa volta viene un meno 3 per un quarto per 8, ovvero 8 quarti e 2, viene un meno 6 di risultato. Bene, avendole calcolate, andiamo a questo punto a calcolare gli essiani in corrispondenza dei punti P con 1 e P con 2. Dunque segnalo un piccolo errore nel calcolo della f secondo di y in p con 2. La f secondo di y è, ve lo ricordo l'espressione, 3x quadro fratto la radice quadrata di x quadro più y quadro al cubo. Ecco, l'errore sta qua. Se il punto è meno un mezzo 0, viene un meno un mezzo alla quadrato, che è un quarto. Bene, visto che è un quarto, al cubo verrà 1 fratto 64, radice di un 64esimo è un ottavo, no? Meno un ottavo, quindi questo è più un ottavo, e quindi il risultato è un 3 per un quarto per 8, quindi è un più 6. Quindi la f secondo di y in p con 2, segnalo questo errore di scrittura prima e di calcolo mio, che è un più 6. Allora, calcolando i due essiani a questo punto, in corrispondenza dei valori, p con 1 e p con 2, ricordo p con 1 di coordinate 5 mezzi 0 e p con 2 di coordinate meno un mezzo 0, abbiamo due valori negativi, perché gli elementi della diagonale secondaria in entrambi i casi sono nulli, perché le derivate parziali miste seconde nei punti P1 e P2 sono nulle. E allora meno 2 per 6 quinti è un meno 12 quinti, che è un valore negativo, così come meno 2 per più 6 è un meno 12, che è un valore negativo. Infatti abbiamo trovato che i punti P1 di coordinate 5 mezzi 0 e P2 di coordinate meno un mezzo 0 non sono punti né di massimo né di minimo relativo, ma sono punti entrambi di sella, cosiddetti saddle point. Mi piace la pronuncia? Mio slang. Eccolo là, punti di sella. Vi saluto, alla prossima. Ciao.